Ciao a tutti, ascoltatori di Radiofonica, siamo qui stasera al Cinema Méliès per il PERSO, il Perugia Social Film Festival, un festival internazionale di cinema documentario che racconta la complessità del mondo attraverso il cinema e le sue storie. Siamo con Thibaut Bertrand, che è il regista e lo sceneggiatore di Benjamin Kling's Interior Cinema. È candidato al PERSO Award, un premio che appunto riconosce i medio-lungometraggi documentari. La prima domanda che abbiamo per Thibaut, che gli faremo in inglese perché Thibaut è un regista francese, è di cosa si tratta, di cosa parla il film. Quindi, what is your film about? Il mio Il documentario è il ritratto di un audiodescrittore, ovvero una persona documentario che per professione traduce film per i non vedenti o persone con difficoltà visive. Benjamin, che è il protagonista, sta lavorando nel documentario a un nuovo film di Hitchcock chiamato Suspicion. Is walking during my documentary on a new movie, which is a movie by Hitchcock called Suspicion. E And durante il documentario si è during the cercato time di of the capire documentary, quali we tried fossero i to problemi understand what all the dell'audiodescrizione, come problem si of the possa tradurre quella audiodescription, che how a tutti gli you can effetti è un'arte visuale. Io translate what stesso ho is iniziato a really a lavorare nel visual cinema con la art, videocamera, and I quindi sono un work in tipo da and immagini. my study È I was stato quello a I interessarmi, learned cioè to come yeah, I learned trasporre cinema l'immagine by visuale di un walking film e come possiamo with the camera. apprezzarla. I'm an image guy, so that's well something that really interests me to understand how we can make a movie without image. How can we appreciate movie? Is La it domanda del possible for a movie documentario to era be quindi still a se movie fosse when possibile per un film you essere can't ancora see un the film image of quando a non puoi movie? That is vederlo. really the E question of the speriamo di essere documentary, so riusciti a I hope you rispondere. we give some answer to that. Thank you. La seconda domanda è come è arrivata questa idea? So, how did you get the idea for this documentary? I got the idea 10 years ago. 10 years ago in France there was L'idea mi è venuta 10 anni fa, ai the first obligation for tempi in the TV Francia, per la network prima volta era to stato show posto l'obbligo per i one network movie a televisivi week di mandare un'onda un film a with an settimana audio che fosse description version of the movie. audiodescritto. E quando l'ho So when scoperto mi è I sembrato learned qualcosa di that, molto I just interessante, learned that perché it non sapevo cosa seems to be fosse something interesting l'audiodescrizione. to, E because il I fatto didn't che know le what persone was non audio vedenti description, vogliano davvero and the vedere i fact film that mi interessava moltissimo, perché, blind come visually dicevo, il mio deaf background people professionale nel cinema è sempre stato really want legato to alla see parte movies was visuale. something that really interests me because as I said I'm coming from the image field of cinema, so that was really a big question for me. And then Circa 4-5 five anni years fa ho ago I incontrato met Benjamin, il Benjamin, protagonista, ci siamo my incontrati main online, abbiamo character, parlato al and telefono per moltissime we ore. met Il online suo and punto di vista sul we cinema spoke era over the molto phone interessante during per me. many Non era il punto di hours. vista di un regista, di un His giornalista, point of view era about il punto di cinema vista was di una persona che really interesting dissezionava for un me. It film was per not the capirlo point of view of a veramente, director, it was lo not the rivedeva point of più view e of a più volte, journalist. It alcune was really sequenze a anche point of 20 view o of someone 30 volte. who take the movie and shred it into pieces to understand really and to and he saw the movie many times, every sequence maybe 20, 30 times. So it was something very it was kind of a È una sorta scientist di with scienziato a con una lente di lensy, he ingrandimento look che at the analizza i movie. So film that was a ed point era of un view punto di that really vista interests che me. mi ha colpito So molto. yeah, that Ecco was perché ho why trovato I questa idea find the interessante, idea ma il interesting, but fatto the che fact that Benjamin fosse un Benjamin tipo was something amichevole e that molto was appassionato someone per il that suo lavoro era was la cosa che really più di tutte mi ha friendly spinto a fare and questo documentario. passionate about his work was really the most important part that made me want to do the documentary. Yeah. E adesso l'ultima domanda. Noi sappiamo che Thibaut è stato anche in carica della gestione dei suoni, ma sappiamo anche che chi ha mi fatto il missaggio era una persona diversa. Quindi siamo qui a chiedergli se è stato difficile trasmettere la sua idea di suono poi a chi ha fatto il messaggio. So, the last question is about the fact that you were the one who managed the sound, but the mixer wasn't you. No. It was another person. So, was it hard to transmit your ideas about the sound to the one who was mixing? Oh, that's an interesting question. I made the sound of the movie because mainly the main reason Questa è una because we domanda have some interessante. Sono problems stato in finding carica del sonoro money to principalmente pay perché ci someone mancavano i whose soldi per job is pagare to take qualcuno the che sound. potesse farlo. But in fact, Ma quello forse è stato il that ruolo was really migliore my che potessi place. avere That nel was girare really the questo best place I could documentario, have perché on ero this lì con tutti i shooting suoni because e la voce di Benjamin nella I mia was testa. all È day stato in realtà grandioso, mi with the sentivo sound come with uno the degli voice of spettatori non Benjamin in vedenti. my ear, Alcune so it volte was great. Benjamin I was recitava in fact l'audiodescrizione che lui aveva a scritto, blind altre volte lo viewer. faceva un attore o qualcun altro, ma appunto Sometimes c'erano momenti in Benjamin cui do sentivo the Benjamin audio e description quando version, accendevo la he televisione e read the sentivo la sua voice voce, era he has fantastico written. sentirlo nel Sometimes mio it's an orecchio. actor or someone else, but yeah, sometimes it is the voice of Benjamin. Benjamin, I
sometime on the television when I put the audio description version, I heard his voice, so that was great to have his voice in my ears for all the time. And after that, al di là di questo, ho lavorato con un mixer chiamato Adrien. Penso che lui abbia reputato molto interessante che questo film fosse veramente incentrato sul suono, anche se era destinato alla televisione. Non sempre abbiamo molto tempo per lavorare il sonoro e questo è un peccato. Non è quasi male la preoccupazione della produzione e del network. E Adrien ha capito che con questo documentario aveva la sua occasione per lavorare seriamente al sonoro e anche lavorando a dei suoni che non sono i migliori, perché non sono un ingegnere del suono e ci sono momenti in cui il sonoro non è il massimo, ma è comunque riuscito a capire quanto fosse importante strutturare tutti i livelli sonori e renderli chiaramente udibili. Abbiamo la voce di Benjamin, il film, i suoni del suo portamento, moltissimi livelli, ed era difficile lavorarci su, quindi è stata una bellissima esperienza a cui lavorare. Really audible because we have a Benjamin voice, but we have the movie, we have the sound of his apartment. There is many layers of sound, so it was really tricky to walk on, and I think it was a great experience to walk on this movie. Yeah. Thank you, and grazie a voi amici di Radiofonica. Noi ci vediamo alla prossima intervista. Ciao.